signori, benvenuti alla YouTuber Summer Cup 2023. Bentornati sul mio canale, io sono Federico Marconi. Dopo un anno, una stagione straordinaria di YouTuber League, rieccoci con la terza edizione del nostro torneo estivo che dal 2021 ci accompagna e ci fa divertire sia dal vivo a Roma, al centro sportivo Ciriaci, in un weekend che passiamo insieme sostanzialmente, sia con i video che poi vedete. Sono sempre stati due giorni insieme e tre video, perché c'erano sei squadre a rappresentare questa competizione, a onorarla. Quest'anno però abbiamo deciso di fare lo step successivo e quindi 8 squadre, 3 giorni di evento in questo weekend molto caldo. Informazioni che state vedendo tra l'altro in grafica, e se ci seguite su Instagram e avete Instagram aperto in questo momento, sapete e vi accorgete che ci sono alcune novità rispetto alle formazioni che vi abbiamo presentato. Purtroppo è normale, perché insomma è estate, è un periodo dell'anno in cui si va in vacanza, e poi ovviamente possono esserci degli imprevisti lavorativi dell'ultimo minuto. Infatti, come vedete, la Juventus è la squadra un po' più rimaneggiata e francamente mi dispiace, ma soprattutto sono dispiaciuto dalle modalità con le quali sono avvenuti alcuni cambiamenti dell'ultima ora, oltre ovviamente a Luca Campolunghi che ci ha informato subito, ma purtroppo sono altre due le assenze pesanti. Una è quella di Andrea Fratino, che a causa di motivi lavorativi, di imprevisti lavorativi, non è potuto essere qui con noi. Ci dispiace, gli auguriamo ovviamente un buon lavoro e lo rivedremo alla YouTuber League. Diverso invece il caso di Fene, che non è qui con noi perché ha preferito dare priorità ad altre situazioni, quindi per motivi che non vi sto qui a spiegare non è presente alla YouTuber Summer Cup. L'unica cosa che mi dispiace realmente è che io e Kinoshi siamo stati costretti ad offrire l'unica formazione possibile alla Juventus e ci auguriamo che possa essere equilibrata come le altre, perché tra capitani abbiamo organizzato tutte le formazioni proprio sulla base dell'equilibrio. Ma adesso, signori, prima di partire, il pubblico si sta scaldando e lo sentite, è arrivato un momento importante, perché dopo una stagione insieme, dopo tante avventure in giro per l'Italia, è accanto a me, anche per la YouTuber Summer Cup, Lasagna! Ciao Fede! Come stai? Molto bene, tu come stai? Sudato? Sudato lo vedo, infatti sì. Ti volevo chiedere, hai già giocato o... No. Oh no, non ancora. No, non ancora, e francamente non vedo l'ora di scendere in campo. Infatti, lo sai. Soprattutto con una Roma con un po' di new entry, anche abbastanza interessanti. Le abbiamo viste in grafica, le new entry, conosciamo anche i due gironi, no? Sì. Che stiamo vedendo. Sì, sì, sì. Ma tu ci ricordi anche quello che è il calendario, esatto, però, di questa YouTuber Summer Cup, almeno dei gironi. Sì, perché si parte con Inter Fiorentina, subito dopo vedremo Milan Bologna, Napoli Juventus e Lazio Roma, Fede. Eh sì, c'è derby subito. Esatto, andiamo avanti con Inter-Napoli, Milan-Lazio. Vedremo delle partite che in YouTuber League non abbiamo ancora visto. Juventus-Fiorentina e Roma-Bologna, anche con le new entry. Napoli-Fiorentina, Lazio-Bologna, Inter-Juventus e Milan-Roma. Esattamente, vedete quanto è preparata la ragazza. E poi saprai benissimo che alla fine dei gironi ci sarà una classifica. Esatto. La quarta è eliminata. La terza giocherà un playoff contro la seconda dell'altro girone. La prima è già qualificata in semifinale. E da lì in avanti poi ci saranno semifinali, finale verso il quarto posto e finalissima. Cosa che non mi riguarda, perché la Roma tanto esce ai gironi. Cioè già lo sappiamo. Ma appunto, la Roma gioca, tu giochi e chi ti sostituirà nelle due partite? Sarà un torneo interessante perché abbiamo vari telecronisti. Partiamo oggi, il primo giorno, per questo inizio della fase a gironi, con un mio ex compagno di squadra, ovvero Ivan Grieco. Ciao Fede, eccomi. Eccoci. Ci siamo. Ma quanto fa caldo? Partiamo da qui. Temperature proibitive, infatti sono felice che oggi non gioco. Vero. Ma commenterò. Chi vedi favorita ai nastri di partenza? Forse la vincente dell'anno scorso, anche se ci sono molte nuovi ingressi, molte assenze, però insomma anche il Napoli, devo dire. Napoli forte. Milan insomma. Pure, mi sa. Sarà è un bel torneo. Senti, ma visto che non ci sente nessuno, via qua. Sì. La nostra Roma. Sì. Come la vedi? Allora, io sono un po' di parte, ovviamente. Sì. Sicuramente meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso avete fatto un po' schifo, possiamo dirlo. Posso dire che era anche difficile non far meglio dell'anno scorso. Esatto. Cioè, sarà difficile non far meglio dell'anno scorso. Poi vediamo, insomma. Scalda la voce, ripassa le ultime due informazioni, perché tra poco si scende in campo e si parte da Inter Fiorentina. I campioni contro la new entry. Dai, perfetto, in bocca al lupo. Pronti. A dopo, ciao. Insomma, stiamo entrando nel vivo di questa YouTuber Summer Cup, tra poco si scende in campo, ma prima permettetemi di ringraziare lo sponsor di questo video, che è The Pitch. Sono felicissimo che ci abbia accompagnato in questa avventura, perché è l'e-commerce numero uno in Italia per gli amanti del calcio e ad oggi è azienda leader nella fornitura di materiale per gli sport di squadra, che opera con successo da più di 35 anni. Inoltre è partner di fiducia e rivenditore autorizzato di molti brand internazionali come Nike, Puma, Adidas e molti altri. Quindi mi raccomando, utilizzando questo coupon avrete il 10% di sconto sul catalogo e-commerce fino al 31 dicembre 2023.
2023. Insomma, affrettatevi, trovate il link in descrizione e buon divertimento. Siamo qui con Suffering Fiorentina, ovvero Olmo e Lorenzo, i due mister, i due allenatori di questa Fiorentina. Come avete preparato la squadra? Allora, l'abbiamo preparata più che altro mentalmente, più che tatticamente. Diciamo che sono gasati a pallettoni, molto gasati, veramente tanto gasati. Tatticamente, dato che non abbiamo avuto molti allenamenti, non siamo troppo preparati, ma noi crediamo nella forza mentale più che in quella fisica. Ho giocato, li ho testati, perché li vedo sempre un po' tutti con la testa fra le nuvole. Sui social ho visto che siamo anche quelli meno quotati, quindi bisogna metterci quel qualcosa in più che loro devono tirar fuori. Forse quel qualcosa in più sei tu. Io non ho paura, io sono Antonio. O anche Simone Inzaghi, possiamo fare quello che vogliamo, ecco. Quindi dipende un po' dalla partita. Sono l'allenatore perfetto, Simone Inzaghi e Antonio Conte uniti per l'Inter, come sempre. Tantissima gente ci ha voluto, ci ha aspettato, ci ha invocato. E il fatto che magari siamo una piccola rispetto alla Juve, rispetto all'Inter, abbiamo una tifoseria più piccola, tantissima gente non vedeva l'ora. Quindi abbiamo grandi aspettative da parte di chi ci segue, che è tanta gente. Pensate di soddisfarle? Guardate, essendo che è la prima volta che siamo qua, è veramente difficile capire il nostro valore rispetto agli altri, perché non conosciamo le altre squadre. Gnabry, vedo sulla fascia che hai scritto Winner 2022. Avremmo scritto anche Winner 2023 o la cederai questo titolo a qualcun altro? Non lo so, voglio anche Winner 2021 perché abbiamo vinto solo noi. 2023, sinceramente, quest'anno la vedo tosta perché c'è un Milan veramente agguerrito, però noi ci proviamo sempre. Quindi è il Milan che ti fa più paura tra tutte le squadre? Non temi anche per esempio Bologna e Fiorentina, che comunque giocano a carte coperte? Esatto, non sono da sottovalutare, però riguardando il passato, il Milan ha perso in finale contro di noi un derby e sicuramente hanno la carica giusta per poter vincere la competizione. Ciao Roma! Una parte i campioni in carica guidati da Gnabry, poi in porta c'è Cobianchi, ex Lazio, quindi Venom, Isaac, il traditore, perché l'anno scorso era in porta con il Milan. Sì, Isaac, vai a centrocampo, umile. A seguire c'è Stefano Raimondi, Inza e quindi Jay Pata, il ritorno a casa, l'esordio con l'Inter degli youtuber. Dalla parte opposta la Fiorentina guidata dal capitano Flavio Cognissanti, quindi il portiere Ferroni, poi Carpitelli, Emanuelson, Pucci, Catto, Romero, insomma una formazione di alto livello all'esordio. Occhio che qui Gatta ci cova per la Fiorentina. Bella, questa me la sei, ci hai pensato stanotte? Tutte le squadre hanno due sostituzioni, ci sono due tempi da 15 minuti a formare quindi una partita totale da 30 minuti, ogni 5 minuti c'è un cambio obbligatorio e alla fine della partita ogni giocatore dovrà aver giocato 20 minuti e riposato 10. Che ci fa Pierino in zona Ematosci? Ma si parte con la YouTuber Summer Cup 2023 con il primo possesso dell'Inter. Subito molto alta la Fiorentina nel pressing, vediamo. Sì, dal fastidio l'Inter esce bene con Raimondi che parte largo a destra, la laterale riesce a superare anche la pressione di Carpitelli che comunque continua a correre dietro a tutti. E occhio perché fa caldo, Ivan, quindi chissà per quanto tempo potrà tenere questo ritmo Carpitelli. Venom aggredito da Carpitelli, vai. Riparte la Fiorentina, Gnabry non chiude, Emanuelson destro sul fondo, ma abbiamo una partita molto interessante per questi primi istanti. Venom, pressione di Carpitelli, Gnabry riesce ad uscire bene con il pallone, si apre nei mondi, Gnabry l'ha presa Ferroni, calcio d'angolo. Segreto. Questo è il quaderno delle nostre tattiche. Ed è vuoto. Tra pochissimo i primi cambi, intanto il tocco dentro per Romero che vuole domesticare con il tacco con Bianchi. Emanuelson, salvataggio. E poi Emanuelson sul fondo ancora. Dopo due tentativi, la Fiorentina c'è. Jay Pata che è entrato, Gnabry, pressione di Carpitelli, Gnabry la tiene. E poi gira per Inza, possibilità, dentro Jay Pata, sentito Jay Pata! Jay Pata! All'esordio, i due neo entrati, Inza per Jay Pata, Inter in vantaggio! Isaac che torna a twerkare, insomma, eccola qui la Summer Cup che ci piace. Va bene. Ogni Santi va e serve Catto di ritorno per Ogni Santi. Catto dentro, vai a destra! Si scarica su Carpitelli che la nasconde, ma Geipata gliela porta via, contro il piede possibile, c'è anche Ferroni con la Geipata. Geipata! Stavolta no, stavolta fuori!
Sto notando una Fiorentina un po' a corto di fiato, c'è sempre J-Pata da solo su questa fascia. Gnabry, altra deviazione, altro calcio d'angolo. E adesso sì, perché la Fiorentina, Ivan, è partita, come dicevi tu giustamente all'inizio, molto aggressiva. E adesso ne regge più la pompa, come si dice a Parigi. Fa caldo, Fede, bisogna conservare le energie per esatto. Tutti i 30 minuti. Altro recupero di Gnabry, 3 contro 1, J-Pata di ritorno, Gnabry, Ferroni, e poi scivola Gnabry! Rimane viva la Fiorentina! J-Pata che adesso si abbassa, nuova posizione, perché è entrato Isak, J-Pata va e va benissimo, tutto da solo, per J-Pata, suola, tocco dentro, Isak, che non riesce a tenere, quindi riparte Manuzon, possibilità Inter, ora il 20, destro e traversa! Traversa! No, no, è gol, è gol, è gol, è gol! Ha toccato dentro, ha toccato dentro, ha pareggiato la Fiorentina con Canto, 1-1. Comunque sei stato un po' gatto nero perché hai detto l'Inter sta sprecando tanto, effettivamente. L'ho detto. Guarda Canto da capo un tra, che bella cosa, che bella cosa, è bello che ognuno trovi il suo posto nel mondo, è fantastico. Qui tanto attenzione, Isak che rimane attenzione. A terra colpito in faccia. No, sta simulando. E poi twerk. Finisce così il primo tempo e meno male, vista la scena di Isak. L'esordio che sognavo, quello col gol. E quindi ora cerchiamo di portare a casa il risultato, sperando di un altro mio gol. Vieni a prenderla Flavio, vieni a prenderla, sì. Verticale Venom, a tirare il pallone con ogni istante che lo recupera Carpitelli. C'è Romero vicino, Carpitelli con la finta, è dato via Carpitelli, tu Bianchi. E poi Emanuelson va sul destro, c'è anche Romero che è passato, destro deviato, tu Bianchi. Guarda qui, Emanuelson ha respinto con Bianchi e poi Romero con la 10. Io ho detto che l'ha onorata a dovere. L'ha onorata a dovere. Un abbraccio a Edoardo Romero. C'è anche Gnabry fuori. Occhio ogni istante. Oh! Gol di ogni istante. Gol della Fiorentina. Ha segnato il capitano. 2-1. E 2-1. Esplode il pubblico, Federico. Esplode il pubblico. La favola della Fiorentina che inizia così. Avrei poi curiosità di sapere dall'allenatore dell'Inter come mai Gnabry e Pata fuori insieme e dentro insieme. Io uno dei due l'avrei tenuto in campo prima. Ma perché credo sia un incompetente. Probabile. Del mestiere. Perché guarda, guarda che gesti orribili che rivolge, che lui di solito le commenta le partite. Oggi è lì ad allenare, è evidente che un pochino dice devo essere protagonista. Cosa sta eccolo dicendo? Pata, guardalo, okay, guardalo. C'è Pata, 2-2, 2-2, con Lewandowski distratto, l'Inter c'è, tanto per cambiare, con il 22 che ce l'ha scritto sulla maglia, il punteggio, 2-2. Stiamo rimando il sonno su Gnabry, che non molla. Parte opposta Raimondi, di prima, J-Pata, si è girato, J-Pata, torna sul sinistro, J-Pata, 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 tre volte, 3-2, mostro! E si prende giustamente l'applauso di tutto il pubblico presente quest'oggi, veramente è una partita a 5 stelle, meritato il 3-2, meritato il terzo gol da parte di J-Pata. Romero chiuso da Gnabry. Che va, J-Pata, Sceferroni, superato, J-Pata, 4-2, finisce qui, 4-2 per l'Inter, io non so Ivan se questo è un indizio sulla favorita del torneo perché presto, so è che presto. Può essere un indizio per chi ambisce a diventare MVP di questo torneo o comunque capocannoniere, perché J-Pata ne ha fatti 4. Ho notato un certo sfavore da parte del pubblico, questo perché secondo te? Siamo abituati, ecco, oltre a essere più scarsi sui social, oggi siamo anche i più odiati, però noi abbiamo Romelu Bianco, Romelu Lukaku che è J-Pata. Pier, ma tu non giocavi in un'altra squadra, l'anno scorso giocavi nell'Inter. Che cosa è successo? Perché questo cambio? Allora, devi sapere, cara Lasagna, che io soffro di personalità multipla, che è una malattia poco diffusa, ma purtroppo ho avuto proprio io la sfiga di avercela e di conseguenza io... A volte sono bolognese, a volte interista, dipende dal momento, diciamo. Ma non pensi che la tua squadra, anzi la tua vecchia squadra, che l'Inter si possa sentire un po' tradita da questa scelta? In realtà
ho tradito il Bologna per tanto tempo, perché il mio primo amore è stato il Bologna. Ora sono solamente tornato a casa, dove sono nato e cresciuto. Ma oggi la vedo molto bene, siamo carichi, siamo pronti e niente, secondo me oggi tranquillamente almeno 4 punti si fanno. Noi siamo tranquilli, sappiamo i nostri mezzi, sappiamo che siamo forti, quindi dobbiamo giocare con tranquillità e fare quello che sappiamo fare. Io so già che faremo una buonissima prestazione. Poi oh, se sbagliamo pagherà il miss, che vi devo dire? Dai Milan! Il Milan finalista, come abbiamo detto lo scorso anno. Beh, direi due formazioni di tutto rispetto, quindi secondo me se la giocheranno in campo e vedremo anche belle cose. Intanto curiosa scelta di Ezector con il numero 90 e con il nome Trombe, ma lo chiameremo Ezector ovviamente. E si comincia dunque con il Bologna che parte subito con un gran pressing da parte del Milan. Bravissimo il critico, Om con il cappello, prova a correre subito sulla sinistra, Samuel, grande recupero, prova ad andare Samuel da solo contro tutti, forse subisce fallo. E infatti è così, calcio di punizione per il Milan che parte con il suo fuoriclasse subito a 1000. Samuel quando parte così è devastante. Occhio, ribattuto anche da Kundispa. Alla posizione di Ragnar, perché lui ama non stare proprio nella sua posizione da portiere. Un po' alla Manuel Neuer. Bravissimo. Dietro, Leo, più qua. Riesce a tenere questo pallone. Occhio al pressing, Kundispa, bravissimo. Poi forse c'è un fallo di mano, ma si continua per il vantaggio. Rimessa laterale ancora per il Bologna, sempre home su quella fascia. Ancora Kundispa, molto ispirato il numero 10, grande numero. Ancora Kun! Wow! Sai cosa mi piace? La tranquillità con cui muove il pallone, cioè non è scontato. Ancora il Bologna che insiste con il critico, che salta Nelson, la conclusione, ancora Ragnar in due tempi. Ecco Ragnar, ancora per Samuel, vediamo se punta l'avversario con la suola, rischia qualcosa, alla fine la recupera Samuel, ancora lui tutto da solo, e c'è il gol da parte del Milan, golasso! Samuel, che gol! Avevamo detto che era uno di quelli più pericolosi e ha aperto così. Ancora lunga boss. Beh, mancano ancora 2 giorni e 74 partite. Esattamente, tanto Nelson sull'errore da parte del Bologna. Ne approfitta! 2-0 Milan. Cinico Nelson. Qui sfortunato il Bologna, se non erro Pierino. Giocolo duro, chiama a distanza, eccolo qui, riceve il pallone, prova ad accentrarsi, la conclusione, vola Pechini, vediamo se c'è stata deviazione, forse no. Giocolo duro davvero leader di questa squadra. Sarà rimessa dal fondo. Insiste però il Milan, ancora Lazza da solo, Pechini, giocolo duro. Grande parata da parte del portiere del Bologna. Attenzione ancora al Milan con lo zoccolo duro, bello il passaggio per Lazza che prova a prendere la mira, Pechini ancora. Vediamo se riesce lui a fare qualcosa, eccolo qui, attenzione, Om! La conclusione sull'esterno della rete. Eccola una reazione del Bologna, è questo quello che vogliamo vedere. Cosa manca al Bologna per arrivare al gol? Perché comunque ci siete, cioè la partita è ancora aperta. La partita c'è, ci manca forse quel pizzico di fortuna e c'è da riconoscere che tecnicamente gli avversari sono superiori, per cui ognuno sta facendo il suo, credo che ci manchi quel pizzico di fortuna in più. Qui Pechini prova ad impostare lui la manovra del Bologna, poi lascia al critico che rischia qualcosa sul pressing di Nelson, alla fine la perde. Attenzione. E poi Pechini strepitoso in uscita bassa su Nelson per mantenere in vita il Bologna, poi De Carli qui forse con un fallo ai danni del Zector. Adesso Pechini, salta Nelson, Pechini prova lui a prendere per in mano la squadra, attenzione adesso a Zector! Che parata del ragno! Una parata strepitosa da parte del portierone del Milan che salva il risultato. All'indietro Tiger, subito pressato, rischia qualcosa, Samuel, anzi Nelson, scusate, Pierino con un tocco decisivo per Pechini. Prova ad andare in Bologna, due attenzione. Uomini fuori gioco del Milan, attenzione Pierino, secondo palo, la rimette in mezzo, Zector! Questa era un'occasione enorme! Clamorosa palla, gol per il Bologna, Pierino, grandissima giocata! Assolutamente! Pronto zoccolo duro, la conclusione, la parata di Pechini, possibilità di contropiede, adesso per Pierino che prova ad andare da solo, Pierino fino in fondo! Ragnar in uscita, straordinario!
Questo è Pierino che chiama il pallone. Eccolo Pierino! Che palo incredibile! Credo che l'abbia presa Ragnar, ma finisce qui. Vince il Milan 2-0 all'esordio di questa YouTuber Summer Cup 2023. Forse mi aspettavo di più da questo Milan, o forse mi aspettavo di più da te. Allora, contando che ci sono più partite e 3 giorni di Summer Cup da giocare, va bene così. Prima partita, diciamo che non abbiamo acceso al 100% i motori, proprio perché ci sono altre sfide, dobbiamo assolutamente cercare di fare risultato. Contava quello nella prima partita e l'abbiamo ottenuto. Siamo carichi, allora tra l'altro è la mia prima esperienza da allenatore, sono molto carico, ho motivato i ragazzi. Hai capito che diciamo che fuori dal campo sei più di aiuto per la squadra? Sì, ne sono subito resi conto che con i piedi non è tanto cosa mia, però se non mi convoca Fius per la YouTuber League abbiamo litigato per sempre. Sì, semplicemente io non volevo Mirko in squadra, onestamente proprio, lo volevo fuori quest'anno. Però purtroppo è mio fratello e devo chiamarlo per forza. Lui la sa questa cosa? Sì. Sta Summer Cup va in salita, ma ci piacciono le sfide e ci metteremo il massimo dell'impegno. Sarebbe stato meglio un pochino, come ha detto Lello, farlo con la rosa che in teoria avevamo sulla carta, invece un pochino rimaneggiata. Vanno ringraziati Gilbert e Davide per la disponibilità, dove a 2 giorni dall'evento non è facile trovare 2 persone disposte ad esserci, però ce la metteremo tutta come sempre e speriamo di non deludere troppo. È il momento dell'ingresso in campo di Napoli e Juventus, terza partita della YouTuber Summer Cup 2023 di quest'oggi. Ti piace questa nuova moda lanciata dal Pittega? Beh, stile, dai. No, i capelli. Perché la gente come noi non molla mai. 1, 2, 3, Juve! E si parte dunque con questo Juventus-Napoli, con la Juve che tocca il primo pallone. Pippega subito cercato da Ortelli, il pallone però è lungo. Prova Nana, eccolo qui. Reduce da un terzo posto al pallone d'oro il TikTok Italia 2.0. Si racchinosce a cercare Pippega, bella la sponda Ortelli. La chiusura da parte del Napoli, prova ad andare subito in avanti. Nana poi ancora Crispo. Ci prova ancora. Secondo me sta calibrando il tiro. I fischi da parte del pubblico. Ecco Pippega, forse subisce un fallo, infatti è così. Baffo oggi ci avrà del suo da fare, lì in difesa con Pippega, Ortelli. Allora di nuovo Juve, doppio passo da parte di Nana, poi al centro Baffo ancora, però insiste la Juve, Pippega con il destro male. Che diciamo non è il suo piede più educato dei due. E si è visto, caro boss. Però alla fine di nuovo il Napoli, Crispo, possibilità, in mezzo il pallone a cercare il cucchiaio addirittura. Bravo Davide Rizzo però. Crispo la chiama sul primo palo, si gira col mancino! Il vantaggio del Napoli, Crispo! Bomber Crispo! Rimessa per il Napoli. Occhio a Matthew. Doppio passo di Matthew che pensa alla conclusione! 2-0 Napoli che ora prende il largo, prova subito a mettere una piccola ipoteca su questa partita. Calma. Un po' assente per ora il Pippega, reduce da un infortunio, ricordiamolo, Matthew ancora. Poi Crispo, attenzione che ha il pallone di Fius, visto e servito, eccolo Fius, palla a terra, poi la rimette all'indietro, Matthew! 3-0 Napoli che ora dilaga! Doppietta di Matthew! Entrato da 1 minuto e mezzo tipo! Un plauso anche a Fius che lì poteva pensare al tiro, ha preferito però tornare indietro con la coda dell'occhio dal suo compagno che arrivava dalle retrovie. Matthew subito raddoppio di marcatura, si libera di 2 avversari, Matthew resiste! Oh, non ci credo! E se ne va Matthew con una magia degna di Harry Potter! E poi marca la conclusione a guadagnare un calcio d'angolo. No, io Ivan così impazzisco, cioè mi strappo tutto e inizio a correre per il campo. Da quelle parti c'è anche Ortelli, visto il servito, però c'è un anticipo, ancora Nana tutto solo, prova con la fisicità, alla fine guadagna un grande calcio di punizione.
Nana direttamente in porta, si apre la barriera, boss, si che apre gol! La barriera e Nana punisce il Napoli 3-1, la prova a riaprire la Juve. Cioè, quanto merito di Nana e quanto demerito della barriera. Beh, la barriera si è aperta parecchio. Però bravo, come, Nana, come le acque di Mosè. Attenzione però, Fius subito! Non ci credo! 4-1 Napoli! Fius! Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Partita a 5 stelle. Sì, diciamo che ho sbagliato a fare l'uomo in barriera. Mi sono rifatto con questo grande gol. Perché qua dentro sta scritto easy per il boss. Stai giocando una partita veramente importante, hai provato a prendere per mano la squadra, cosa però serve ancora? All'inizio della partita siamo un po' disordinato nel campo e dobbiamo cercare di raggiungere questo errore tattico che stiamo facendo, ma io penso che come la gente come noi non molla mai. Secondo tempo rimontiamo questo. Dietro per Rizzo, al centro Benveser, cerca il tacco, Crispo diventa buona per il suo destro. Una serie di rimpalli, alla fine recupera il Napoli, possibilità di contropiede, la solita sponda di Mirko, sempre per il solito, Crispo che prova ad andare, uno contro uno, Crispo! Palo, il pallone rimane lì, Mirko! E poi la risposta da parte di Rizzo e spazza via la maschera, grande occasione ancora Napoli. Poi Crispo con calma per Baffo, c'è spazio? Ancora Crispo, vediamo se fa in mezzo alla conclusione, ancora un palo per Crispo, il secondo in pochi minuti. C'è nessuna posizione proibitiva per Simone Crispo. Già un po' che comunque si sta facendo. E ancora Mirko di tacco strepitoso per Fius. Rimane a terra Mirko, Fius con la punta. E qui forse c'è un fallo. Deve chiedere scusa. L'ha chiesto, bravo. Bravo Pinocchi. Complimenti. Qui forse si è fatto anche male. Ha preso l'applauso di Gnabry. Una piccola storta, applausi ovviamente per Mirko che prova a rialzarsi. Si riparte dalla rimessa per la Juve con Pinocchi che cerca lo spazio per Pippega. Spalla alla porta, vediamo cosa si inventa. Il Pippega è in mezzo a due, il pallone rimane lì, ancora Pinocchi con l'esterno ad allargare per Bembe che punta l'uomo, riesce a superarlo! Autogol di Baffo e si riapre forse la partita. Attenzione! 4-2. Attenzione! C'è ancora molto tempo per la Juve. 4-2. Laterale Napoli. Pallone sul secondo palo! Dimenticato Fius! Eccolo! 5-2 Napoli! Esultanza un po' provocatoria, ma giusto, ma un'antichietta. Attenzione al secondo palo, Ortelli di testa da allontanare, c'è Pippega, Fius spara il pallone lontanissimo e finisce qui. Vince il Napoli, wow. 5-2. Che partita, ragazzi. Cosa avresti potuto fare di più? Sicuramente ho fatto un grave errore sul gol di Fius Gamer, io l'ho dimenticato, è colpa mia, è un mio errore, ammetto la mia colpa, perché io dovevo essere lì a marcare, non l'ho dimenticato. È il gol del 4-1 che un po' ci condanna. Cerco di dare il massimo, penso di aver dato veramente tutto. Sono distrutto e carico per affrontare la Fiorentina contro Edoardo Romero, ti aspetto Edo. Io penso che anche se ci fosse stato Fene e Fratino non c'era storia, perché siamo entrati in campo che ci volevamo vendicare della finale persa in casa nostra. Così è stato, ovviamente aveva tutto un sapore diverso con Fene e Fratino, però ti dico che il risultato non cambiava. Secondo me, potete confermarvi anche voi, è la favorita del pubblico, dal pubblico oggi. Del pubblico, sì. E boss, io ho una domanda per te. Sì. Ti hanno messo ad allenare perché... Mi hanno messo a fare l'allenatore perché, visto che sono stato l'uomo partita nell'ultimo derby in cui abbiamo vinto 3-1, dove ho fatto anche due assist, hanno detto per non spostare troppo gli equilibri, guardala da fuori e gestisci i ragazzi che sono fortissimi. Sappiamo che giochiamo tutti, anche quando stiamo fuori, è fondamentale rimanere concentrati, è fondamentale darci una mano perché il pubblico è dalla nostra e siamo i favoriti per il pubblico. In campo siamo arrivati ultimi lo scorso anno, siamo la squadra più perdente di qualsiasi competizione su YouTube e quindi siamo qui per provare a rifarci. Oggi, capitano, dovrai gestire la squadra senza allenatore, a differenza di tutte le altre che hanno, diciamo, una figura, un pilastro in panchina. Ah, diciamo, per me siamo abituati ai problemi, perché Giannoppa che si era infortunata alla finalissima e non ce l'ha fatta recuperare è un altro problema.
Iaio dobbiamo fare di tutto per averlo nei prossimi giorni e qualificarci e arrivare fino a domenica, perché lui domenica ci sarebbe, quindi lo dobbiamo fare a maggior ragione per lui, arrivare almeno alle semifinali, arrivare almeno in fondo, insomma. La vittoria ci ha dato da una parte tanta carica, però da una parte anche un po' più di pressione, no? Perché senti anche gli altri, sì vabbè, ma poi avete vinto la YouTuber League, però qua è calcetto, calcio a 5, vediamo. Cominciato il derby Lazio-Roma, subito Nemos, anticipato Pellegrino, pallone che arriva dalle parti di Lorenzo Roma, poi Savage. Attenzione adesso a Cruz, pensa alla giocata, ci prova, il pallone rimane lì, il mancino potentissimo di Cruz che piega quasi i guantoni al PC System, che però è bravissimo a deviare il calcio d'angolo. Capitano della Lazio appena entrato, portare qualità di G-System, di prima cerca di Savage, il pallone rimane lì, Baldi, la conclusione dopo lo stop, non male, continuano i cori sugli spalti dopo i momenti di tensione del prepartita, Marconi, parata pazzesca di G-System, sembrava imprendibile, invece con il ginocchio destro in qualche modo ci è arrivato. Antoine con le mani lontano a cercare lo stop di Marconi, che prova a girarsi, finisce giù Marconi che chiama il fallo, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Allora siamo già dall'altra parte con Stramacci, poi Gigi, pressing da parte di Cruz, Gigi prova a liberarsi bene dell'avversario, Cruz, una lotta incredibile, ancora Cruz e poi c'è il gol della Roma, ha segnato lui, proprio Cruz, 1-0. Esplode la curva giallorossa, grandissimo gol, grandissimo recupero da parte di Cruz, che non ha mollato un centimetro a Gigi e gli ha rubato il pallone, l'uomo più pericoloso della Roma fino a questo momento, che adesso va in panchina a riposare. È il momento dell'esordio in questa YouTuber Summer Cup di Michele Rapolla, autore di un super gol nel derby della YouTuber League. Tanto attenzione al gol! Appena partiti, incredibile! Il pareggio della Lazio, colpo di testa micidiale di Lorenzo Roma! Non c'è un attimo di tregua, non c'è neanche il tempo di festeggiare, di far uscire Cruz, che la Lazio trova il pareggio. Tirata a Nemos, il fondo corto per Gigi, su di lui c'è Pellegrino, prova a girarsi, Gigi! Avanti però dove non ci sono maglie, Bianco Celesti, di nuovo Antoine, addirittura in porta Antoine! Un po' sorpreso di G-System, che alla fine però se la cava. Prima ti sei innervosito un attimo, Antoine, cos'è successo? No, pensavo fosse carica perché ho visto il ginocchio di Lorenzo Roma che stava vicino a me, però io rispetto le decisioni dell'arbitro. Ha sbagliato la squadra a scaricare, però dai ragazzi, ce la facciamo, forza. Cruz però è tosto, eh? È difficile da tenere, specialmente per i difensori. Poi io cerco di fare quello che posso quando magari viene superato il difensore. E sta attento pure a st'amico qui, Tu stava a fare, Tocco per Reid, vediamo se battino di punta. Era buona l'idea. Se c'è Reid qui. Dick Wolf sbaglia tutto, allora Savage in contropiede, c'è Rapolla a chiudere, sono in tre però quelli della Lazio, bellissimo infiltrante di Savage per Lorenzo Roma che si era inserito ma non trova la deviazione vincente. La tensione sale, l'equilibrio è costante in questo match fino a questo momento. Buona giocata da parte di Marconi fino in fondo dopo il dribbling su Baldi. Cruz andrà probabilmente in porta senza pensarci troppo. Parte Cruz sulla barriera, brividi con il numero 11 fino in fondo, prova a girarsi tutto da solo, poi la palla ancora, il pallone rimane lì e il PC System salva tutto. Vai.
verticale, sbaglia ancora la palla, prende la mira e DC System ancora a fare gli straordinari. Carica della battuta Lorenzo Roma, due barriera per Antoine, la distanza è ovviamente proibitiva, forse ci proverà comunque, la prova Antoine, sicuro in respinta. Allora può ripartire la Roma, uno contro uno con Gigi, sempre la solita sfida che si ripete. Cruz, bello il pallone, Reid, la chiusura decisiva di Nemos, il pallone e finisce qui, finisce qui, non c'è tempo per un'ultima azione, è 1-1 nel derby tra Roma e Lazio. Sergio Cruz che ha segnato il gol dell'1-0 in questa partita, sbloccando comunque l'entusiasmo della Roma, che però nonostante questo non è bastato. Allora diciamo che non è stato facile, soprattutto abbiamo sbagliato tanti gol, complimenti anche a loro che hanno difeso bene e niente, loro comunque hanno vinto il campionato, noi diciamo che dobbiamo fare il meglio possibile, poi se arriverà la vittoria siamo più contenti. Bravo, bravo.